firmato il codice etico per rendere giuridicamente garantiti i diritti in ospedale. Il codice è stato elaborato dalla garante toscana Camilla Bianchi e sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana. Libri, presentato Taxi Milano 25, la straordinaria avventura di zia Caterina. In sala Gonfalone presentato il volume di Alessandra Cotoloni con gli interventi del presidente Antonio Mazzeo, del vicepresidente Marco Casucci e dell'assessore regionale Leonardo Marras. Istituzioni, consegnato il Gonfalone d'argento ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, per il suo legame con la Toscana. Passare dalle direttive al riconoscimento giuridico dei diritti. In Toscana la prima esperienza per arrivare a garantire piena applicazione sulle cure e l'assistenza sin dall'epoca prenatale si chiama Codice Etico del Diritto della Persona di Minore Età alla Salute e dai Servizi Sanitari. Elaborato dalla Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza Camilla Bianchi, è stato sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie martedì 18 luglio in Palazzo del Pegaso e verrà adottato da tutte le strutture con un atto di impegno formale per la sua completa applicazione. È una giornata bella, la Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese, si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. Noi abbiamo un obiettivo, fare in modo che un bimbo che nasca a Zeri abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze, e questo protocollo che mette insieme tutte le ASL, tutte le aziende della nostra regione, risponde esattamente a questo obiettivo. Oggi mi pare sia un momento assolutamente importante di un lavoro fatto dalla Garante insieme alle aziende che punta a formalizzare l'impegno delle aziende all'adozione di questo codice, un codice che punta a aver formalizzato quello che è l'impegno importante che il sistema sanitario deve avere per i più piccoli, per i minori, con enucleati al suo interno tutti quelli che sono i diritti fondamentali che un minore deve vedere riconosciuto dal sistema sanitario quando ha un problema di salute. È un lavoro importante che parte dai codici, dalle dichiarazioni europee, dalla dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo e che viene poi a concretizzarsi in azioni e in modelli organizzativi che sono già implementati in gran parte della sanità toscana, ma che saranno un punto di riferimento per tutti coloro che organizzano i servizi e per tutti i pazienti e le famiglie. Con grande soddisfazione che questo garante ha elaborato un codice etico per il diritto alla salute delle persone di minore età ospedalizzate e in assistenza sociosanitaria domiciliare e che nell'ambito della regione toscana rappresenta un sostanziale strumento di tutela per garantire al meglio il diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone di minore età. Il codice è stato adottato da tutti gli ospedali della regione toscana che quindi lo applicheranno, adotteranno e diffonderanno all'interno delle loro realtà sanitarie e questo non può che essere un atto di civiltà e una significativa crescita culturale per l'intero territorio della regione toscana. Il diritto alla salute non può non prevedere anche tutti quei profili di natura non prettamente sanitaria ad essi comunque collegato, come il diritto all'istruzione, al gioco e alla continuità relazionale. E questa sarà quindi l'attenzione di tutti gli operatori sanitari di garantire nell'ambito del diritto alla salute ogni aspetto che possa tutelare al meglio la salute e il benessere delle nostre ragazze e ragazzi. Il terreno era già fertile, ma come sapete i diritti fondamentali della persona bisognano continuamente di essere tutelati, implementati e corroborati. È il primo codice etico che viene adottato congiuntamente da tutte le aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie della Toscana e questo decisamente è un passo in avanti nella direzione di una tutela sostanziale dei diritti fondamentali delle persone di minore età.
Una storia unica, quella di Caterina Bellandi, ovvero zia Caterina, la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore, che accompagna con allegria e leggerezza nel proprio taxi colorato all'ospedale Mayer di Firenze. Una storia raccontata da Alessandra Cotoloni, raccogliendola nel libro Taxi Milano 25, in viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi. Alla presentazione del volume in sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso sono intervenuti il presidente, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e Marco Casucci e l'assessore toscano Leonardo Marras. È una pubblicazione che racconta il cuore grande della Toscana, uno dei volti più belli della nostra regione, è un volto che racconta la solidarietà, la capacità di star vicino a chi soffre, di trasformare le paure, le preoccupazioni in speranza, in gioia. Zia Caterina è questo, è una forza della natura che arriva al cuore di ciascuno di noi e che fa sorridere chi dentro piange, qualcosa di enormemente bello. Il libro è già stato tradotto in tedesco, io mi auguro possa essere tradotto in tante altre lingue, perché questa storia è una delle storie più belle della nostra Toscana. La parola aiuto dovrebbe essere vissuta da ciascuno di noi con umiltà e sincerità. Quando abbiamo bisogno di chiedere aiuto, dovremmo chiedere aiuto. Io oggi posso dire di essere emozionato e felice per aver dato un piccolo contributo per ricordare una figura come zia Caterina, che ovviamente non è nuova al Consiglio regionale. Già nella scorsa consigliatura fu definita con tanto di pergamena ambasciatrice toscana della solidarietà. E oggi siamo qui a parlare di un rivoluzionario dei nostri tempi. La rivoluzione che si basa sulla solidarietà, sulla capacità di chiedere ma anche di dare aiuto. Dovremmo farci tutti una riflessione interiore e capire che chi si dà agli altri è veramente un esempio imperdibile per la nostra meravigliosa Toscana, e dovremmo ricordarcene tutti i giorni. Non è facile vivere questi momenti, però devo dire che c'è anche la consapevolezza che insieme possiamo dare tanto. Noi l'abbiamo presentato ormai diverse volte e quindi parlo a titolo proprio personale. La zia Caterina è diventata veramente una zia di famiglia, quindi ci ha accompagnato e accompagna ancora, perché il nuovo taxi è dedicato a Maria Sole, per cui a noi ci fa enormemente piacere che ci sia questa relazione che continua, e cerchiamo di darle una mano. E mi fa davvero tanto piacere che il Consiglio regionale abbia voluto tributarle in questo anno particolare questo momento di presentazione del libro che la descrive, che la racconta, perché quest'anno è stato davvero il riconoscimento più importante, il ricevimento al Quirinale con il conferimento dell'onorificenza, a dimostrazione del fatto che la sua scelta di vita ha aiutato e aiuta tantissimi bambini e famiglie in percorsi molto difficili. Come dice la canzone che si sente nel suo taxi, non è importante la meta ma il viaggio, ed è importante che questo viaggio venga condotto nel migliore dei modi, perché la qualità della vita, che a volte è anche breve, di quei bambini sia la più bella possibile. In questo momento mi sento di dire che è un'emergenza amore, quindi quanto mai è disponibile l'essere umano e quanto lo deve essere adesso, perché adesso siamo tutti in emergenza. Essere in emergenza vuol dire chiedere aiuto, vuol dire non ce la faccio da solo, vuol dire aiutami, perché non è facile nascondere questo disagio, è impossibile adesso, siamo tutti in emergenza e c'è bisogno di chiedere aiuto. Il messaggio è questo, un libro per scambiare il nostro disagio e un modo per chiedere aiuto. Non bisogna vergognarsi di essere fragili, di non sapere come fare, di non avere tutta la tecnica per poter rispondere ad un messaggio. È un momento epocale, secondo me. Il Covid ha veramente messo in evidenza che senza amore non si può, che solo l'amore può aiutarci a sopravvivere. È fondamentale non chiudersi ma aprirsi. La propria fragilità deve essere messa in condivisione con la fragilità dell'altro. È stata un'esperienza
direi unica, perché questa è stata la possibilità di poter conoscere la zia Caterina, e quindi noi abbiamo un personaggio così importante in Toscana che fa una cosa così bella e così importante. E poi è stata la possibilità di veramente incontrare tante persone, un arricchimento costante e continuo, perché ogni volta quando sali nel taxi c'è un'esperienza che ti devi, che non sai nemmeno quale tipo di esperienza ti possa aspettare, però ecco, esci fuori, scendi fuori che dal taxi che ti senti veramente tanto arricchito. Conferire il gonfalone d'argento ad Antonio Patuelli significa consegnare questa onorificenza a una persona che alla nostra regione ha legato gran parte della sua storia. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo aprendo la cerimonia di consegna del gonfalone d'argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale, ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. La cerimonia si è svolta nella sala gonfaloni di Palazzo del Pegaso di fronte alle autorità civili e militari. Noi siamo orgogliosi oggi di conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al dottor Patuelli, per l'amore che ha per la nostra regione, luogo di formazione, luogo di crescita umana e professionale, luogo in cui in questi anni il dottor Patuelli ha ridato tanto nel suo impegno culturale, nel suo impegno professionale. La Toscana è orgogliosa oggi di poter conferire il gonfalone d'argento al dottor Patuelli e speriamo che sia ancora di più motivo di collaborazione continua. I legami personali sono fortissimi e io ogni occasione che ho li rivitalizzo per quel che posso. Rimane il fatto che fra Romagna, Emilia e Toscana oggettivamente c'è una connessione formidabile, non solo in termini geografici, in termini economici, in termini logistici, in termini finanziari, tutto è complementare. Non c'è conflitto di carattere economico e sociale, ci sono solo potenzialità di crescita culturale, civile, economica e sociale. E Firenze, chiaramente, e la Toscana sono la culla non solo della lingua, ma di bellissime, antiche, insigni e vitalissime istituzioni culturali di cui io ho l'onore di far parte, e quindi mi danno la possibilità di ritornarci al di là del lavoro economico-finanziario. Io mi occupo, ho la grande passione per le infrastrutture, per esempio ho la passione per le infrastrutture minori. È uno spettacolo andare da Bologna a Firenze con quel tram che significa alta velocità, ce n'è uno ogni 7-8 minuti. È uno spettacolo per chi ha vissuto sempre da pendolare, come continua a vivere. Però ci sono altre linee di pendolarismo. C'è la Faentina, che non può essere considerata una linea minore. Pensate che la Faentina è più antica della Bologna-Firenze. La Bologna-Firenze non c'era quando venne fatta la Faentina a fine 800. Allora, per andare dal nord Italia verso Roma si doveva passare per la Porrettana, Pistoia e Pacchia. Non si passava da Firenze, solo dal 38 si passò da Firenze con la prima direttissima. E quindi questa linea orizzontale che fa da Ravenna, Faenza, Manradi, Firenze, è una struttura da utilizzare con dei treni che colleghino le due città di Dante, che le colleghino per chi lavora tutto l'anno, ma le colleghino anche per i grandi flussi del turismo, che non possono essere in bacini distinti da un Appennino o distanti. La Romagna ha un grandissimo bacino, Toscana non parliamone, Firenze innanzitutto, bisogna connettere, bisogna dare chance anche di circolazione con infrastrutture.